con il mister Emanuele Troise alla vigilia di Ravenna-Mantova, 32esima giornata della Serie C 2020-2021. Mister, Gazzetta di Mantova, voce di Mantova e Telemantova le chiedono quanto le pesa non poter essere in panchina domani e quanto la sua assenza può pesare alla squadra. Beh, da un punto di vista prettamente personale, mi pesa tanto, sia calcisticamente che a livello umano, perché questa volta, insomma, ho subito un'ingiustizia. Ho letto un po' quello che è stato riportato e non sono stato io che, insomma, ha citato quelle parole che hanno scritto. Inoltre non ne faccio un orientamento religioso perché ho imparato sempre a rispettare tutti. Però il regolamento parla chiaro e in tal senso, ripeto, io non ho pronunciato le parole che hanno scritto. Ci sono tante persone che lo potrebbero testimoniare, che erano presenti, insomma, lì in panchina, ma oltretutto potrebbero testimoniare che sono citazioni che non utilizzo. Chi lavora con me da mesi lo potrebbe confermare. E, detto questo, accetto la squalifica e andiamo avanti. Per quanto riguarda la squadra, sono sicuro che non inciderà sulla gara perché in tal senso la squadra è maturata, soprattutto nell'ultimo periodo la costante è stata sopperire a diverse assenze, a rotazioni, a cambi. Quindi sono molto fiducioso. Inoltre c'è lo staff che sarà all'altezza sicuramente perché anche loro, come la squadra, sono cresciuti in questi mesi di lavoro insieme. Il rischio più grande contro il Ravenna può essere quello di sottovalutare inconsciamente l'avversario? Non credo. Conoscendoli bene, ripeto, hanno raggiunto una consapevolezza e una maturità bella, importante, gratificante dal mio punto di vista. Quindi non credo che possa essere questo il rischio. Riscattare il KO immeritato con la Ferrarpi Salò può essere una motivazione in più in vista della gara di domani? La motivazione principale, credo, dopo questo KO debba essere la consapevolezza che non c'è più molto tempo per recuperare. Siamo, insomma, alle ultime giornate di campionato e il tempo stringe all'interno della singola partita, ma anche proprio a livello di partite ancora da disputare. Quindi, considerando anche un po' quelli che sono stati i risultati, è la prima motivazione che ci deve dare, consapevolezza che all'interno della gara non si può concedere più nulla. Il caso San Benedettese, come pensa possa influire sul campionato? Beh, noi guardiamo il nostro di percorso. Ci sono gli organi competenti che poi prenderanno le decisioni in merito. Sul fronte formazione potrebbero esserci delle novità rispetto alla gara di domenica. Possibile il rientro di Ganze Khedira dal primo minuto? Sto valutando diverse ipotesi come sempre, considerando che, insomma, in questo periodo bisogna contare un po' su tutti, quindi mi lascerò queste ultime ore per decidere poi chi saranno i primi 11.